sfere e giochi di luce colorati, presunte presenze alte fino a 4 metri. Succede in un campo di orzo a Bagnolomella. Qui, pochi giorni fa, sono comparsi i cosiddetti crop circle, cerchi nel grano che secondo alcuni documenterebbero la presenza di extraterrestri. Ecco nelle immagini in esclusiva le foto scattate nel campo dal bresciano Claudio Bonassi. Sono andato nel luogo a fotografare e alla prima analisi i cerchi non risultavano, non mi sembravano assolutamente cerchi autentici. Mentre invece fotografando dalle 9:30 fino a 11:30 ho fotografato esseri spirituali, c'erano centinaia di ragazzi che andavano avanti e indietro, chiaramente alla vista non si vedevano, mentre invece sulla fotografia tutti erano presenti, hanno visto queste presenze. Gli studiosi li chiamano orbs, tecnicamente globi di luce, ovvero queste macchie di luce luminose che alcuni ricercatori collocano in prossimità dei crop circle. Secondo gli scettici però sarebbero gocce d'acqua che colpite dal flash si illuminano. Bonassi da 15 anni studia questo presunto fenomeno. La mia preparazione parla un linguaggio di quello che è la metafisica, che ha più di migliaia di anni, solo che la fisica quantistica ora sta, ed è chiaramente la mia preparazione, sta presentando quello che è il fenomeno dei quanti, cioè quello che è il non visibile, ed è per questo che riesco a fotografare. Ora, racconta Bonassi, mi stanno contattando dagli Stati Uniti i massimi esperti del settore. Burla o segno che esistono presenze extraterrestri? È verissimo che ci sono cerchi del grano falsi ed è verissimo che negli orbs c'è anche un fenomeno naturale, cioè particelle, molecole sia dell'acqua che di polvere. Ma quello che viene a manifestarsi realmente nel globo, nell'orbs reale, è che c'è attorno tutto un campo elettromagnetico pulsante.